Una Sisse Roma un po' stanca per la rimonta in campionato e troppo sprecore in attacco, perde 9-8 contro Rapallo nell'ultima giornata della regular season. Le giallorosse si fanno scavalcare così al terzo posto proprio dalle Liguri e ora nelle semifinali playoff affronteranno Catania. Al termine della partita il coach Marco Capanna ha parlato a lungo con le sue giocatrici, amareggiate per la sconfitta. Noi abbiamo fatto tutto un percorso per arrivare ai playoff, eravamo quinti fino a 2 settimane fa, basato su umiltà, attenzione, controllo, abnegazione. Oggi lo siamo stati meno, il Rapallo è stato più di noi, ha meritato alla fine di vincere, ma abbiamo fatto tanti errori che quando fai i playoff non ti puoi permettere. Nonostante la partita deludente che costringerà Roma ad affrontare subito la squadra più forte della Serie A1, il coach Marco Capanna pensa in positivo. Per quanto mi dispiace aver perso una partita e aver visto questa versione, se non la vedevo adesso noi andavamo a gara 1 e probabilmente sarebbe successo questo. Invece non succederà, ora abbiamo bisogno di riposare 2 giorni e di prepararci bene come stiamo facendo dal punto di vista fisico. Lo spirito è molto buono della squadra, ma non ci dobbiamo dimenticare che basta una giocata, con attenzione, con qualità che può cambiare le partite da dentro fuori. Loro, per loro oggi era da dentro fuori erano pronte e noi forse abbiamo abbassato un po' la guardia. Contro Catania il 3 e il 7 maggio serviranno 2 partite perfette. Il sogno è vendicare la finale scudetto di un anno fa. Catania si batte se fai la partita perfetta, se ti ricordi che non devi concedere proprio niente, che vai convinto ma determinato e umile nel punto giusto perché è la squadra più forte, più attrezzata, era attrezzata per vincere la Coppa Campioni, quindi vincere lo scudetto è l'obbligo per loro. Noi ci crediamo, ma la misura la devi trovare non solo dagli aspetti buoni, ma anche dagli aspetti negativi. Adesso era un po' che non avevamo aspetti negativi e fanno bene. Se siamo bravi fanno bene, se no vuol dire che siamo questa dimensione ancora a metà. Rapallo ha giocato meglio e ha meritato il successo. Le Liguri hanno ribaltato il risultato degli ultimi minuti e si sono qualificate ai playoff ai danni di Trieste. Ora in semifinale affronteranno Padova, la gioia di Vomaskova, Milicevic e Kudela. Ora festeggiate. Sì, certo, però come Kobe Bryant dice, the job is not finished. Esatto, restiamo a Roma adesso.